La Vastese esce sconfitta dal Romeo Neri di Rimini in una gara, quella con il Sant'Arcangelo, che sarebbe servita per rilanciare le quotazioni di Ottavio Palladini, ma che finisce per mettere ancora di più nei guai il tecnico, sempre più a rischio, ma confermato dalla dirigenza almeno fino a domenica prossima, quando gli aragonisti se la vedranno in casa col Forlì battuto dal Monte Giorgio. E dire che la partita era iniziata molto bene per i biancorossi abruzzesi, che si ripresentavano con lo schieramento quasi identico a quello di domenica scorsa, il 3-4-1-2, con il napolano alle spalle di Leonetti e Giampaolo, che al 12° trova subito la rete servito in area proprio da Napolano e autore dell'incornata vincente che batte Battistini. Sembra una Vastese sciolta anche per merito del vantaggio, ma che ad un certo punto si perde. La reazione del Sant'Arcangelo non è irresistibile, ma tanto basta per ribaltare già nel primo tempo il punteggio. Alla mezz'ora infatti è un gioiello direttamente da calcio piazzato dell'ex pescarese Emanuel Cascione a beffare Morelli, gol che regala il pari ai romagnoli, ma che soprattutto cambia l'inerzia di un match che la Vastese continua a giocare con determinazione prima della dormita difensiva che 5 minuti dopo l'1-1 permette a Peroni di completare e perfezionare la rimonta gialloblu. A questo punto, con il risultato ribaltato, il Sant'Arcangelo in chiusura di primo tempo sfiora anche il tris e lo fa con la conclusione di Mattias Mancini, che centra in pieno la traversa. Nel secondo tempo Palladini prova a giocarsi anche la carta di Capitanfiore al posto di Napolano, tentando in tutti i modi la via per un pari che avrebbe dato un respiro soprattutto dal punto di vista psicologico, ma al 66° Morelli è decisivo su un altro neo entrato, 5 col portiere aragonese, bravo a sventare il tris del Sant'Arcangelo. Vastese è vicinissima al gol al minuto 70, incredibile la mischia che si crea in area di rigore, Leonetti calamita il pallone, calcia a botta sicura, ma Battistini distinto si rifugia in corner. La pressione degli ospiti non mette in particolare ambasce la squadra di Daniele Galloppa, che in 4 giri di lancette dunque porta a casa l'intera posta in palio, terza sconfitta in 5 gare per la Vastese, penultima nel gruppone con Agnonese, Campobasso e Castelfidardo. Una situazione di classifica assolutamente impronosticabile in avvio di stagione, anche il cambio di modulo per ora non sta portando quei punti che servirebbero per una rincorsa a questo punto davvero molto difficile. La vittoria manca ancora e domenica prossima all'Aragona tutti si aspettano i 3 punti, dovessero sfuggire nuovamente per Palladini sarebbe davvero il capolinea, fiducia rinnovata per altri 7 giorni, a tempo determinato dunque, da adesso in poi non potrà sbagliare più.